E là, ciao! Ciao! Allora, siamo qui al Dark Angel Inc. Tattoo Studio. E perché siamo qui? Perché... Chi basso! Chi basso invade. No, e siamo qua per presentare questo libro che si chiama Vorrei un tatuaggio color carne. E abbiamo la fortuna, se così si può chiamare, di avere l'autore del libro. Io sono basito per il semplice fatto che già io la devo sopportare tutti i giorni, ora devo far finta di non conoscerla, il che mi piacerebbe molto, però purtroppo vabbè comunque lo scrittore si chiama Paolo Fittipaldi, vero? Ti chiami così? Sì, giusto? Sono io. Ok, io purtroppo sono la sua fidanzata, speravo di diventare miliardaria con questo libro, la cosa non è successa e anzi adesso ho due lavori, cioè il mio lavoro normale è questo, quindi... Ma io in realtà speravo che diventassi famosa tu, vabbè, e ricca tu, e che io potessi stare a casa a scrivere, vabbè, però E nel frattempo continuiamo ad essere poveri, però non importa. Allora, Paolo Fittipaldi, ci spieghi, glielo do lei, preferirei prendere un po' di distanza. Come è nato questo libro? Allora, gli amici di Dark Angel Inc. lo sanno benissimo come è nato, perché sono stato, Marco è stato il primo, uno dei primissimi ad aiutarmi a raccogliere il materiale che è catalogato qua in questo libro. Che cos'è? Allora, io non sono un tatuatore, mi piacciono i tatuaggi, ho cercato di affrontare l'argomento, no, in maniera simpatica, poiché le cazzate, se si può dire, sono il mio pane, nel senso io ho sempre scritto comicità, provengo dalle sceneggiature che scrivevo per Camera Caffè, Piloti, insomma tantissime altre cose di cabaret anche in teatro, e quando ho conosciuto il mondo del tatuaggio ho scoperto che c'è un mondo fantastico anche di comicità sotto. Quindi cosa ho fatto? Ho chiamato un giorno Marco e come lui tanti altri suoi colleghi in tutta Italia e ho semplicemente chiesto loro quali sono le cazzate più grosse che ascoltano durante la giornata di lavoro, quindi richieste strane, battute, soggetti simpatici, insomma, e ne è nata una raccolta esilarante di simpatiche. Sì. Ma perché c'è da dire questo, che tantissimi tatuatori in realtà in studio hanno un libretto nero, così si può dire, sì. Dove si segna anche qua, cioè, tutto quello che voi clienti dite, quindi purtroppo quasi nessuno è escluso, quindi non, no? Certo. Quindi questo, oltre ad essere un bestiario, se così si può chiamare, è anche un libro molto utile anche per le persone che si devono tatuare per la prima volta, perché se tu leggi questo libro impari a cosa non dire al tatuatore, no? Perché se sì, poi il tatuatore ti tatua arrabbiato e scontroso, capisci poi anche il motivo, no? Nel senso. Soprattutto il dolore che sentirai durante il tatuaggio è motivato da quello che hai detto. No, vabbè. Sottolineo il fatto che non è una presa in giro, no. È una raccolta simpatica da tatuato a tatuato, di cose che sotto stress, un po' di paura, un po' la situazione, un po' il tatuatore che ti mette in soggezione, a volte qualche cosina può scappare, ecco, qualche minchiatina qualche cosina, può anche scappare. Perché qua ci sono più 700 battute, quindi direi che il materiale ci sarebbe anche il materiale per fare il secondo, sì, assolutamente, perché ovviamente non hai avuto il tempo di andare proprio in tutta Italia, no? Sei riuscito a fare una parte, ma di tatuatori ce ne sono tanti. No, in realtà Mondadori mi ha costretto in queste pagine, quindi molte delle cose sono rimaste fuori, ma suppongo che ci sarà, credo che ci sarà un seguito per forza. Poi vedo qua che ci sono due prefazioni addirittura, sì. Una di Andrea Rock e poi una rap fazione di Alberto Pernazza, che sono due personaggi che hanno abbracciato, diciamo, il progetto. Non a caso io ho scelto queste due persone perché, oltre ad essere tatuate, dentro il mondo del tatuaggio, appassionati artisti a 360 gradi, sono dei presentatori di Tattoo Convention, quindi nelle maggiori convention italiane sono loro a presentare, a portare avanti il messaggio, quindi mi sembrava bello coinvolgerli, hanno accettato molto felicemente la cosa,
specialmente Alberto Pernazza, che è un amico anche, proprio una persona gradevolissima, mi ha aiutato moltissimo anche nella promozione. E quindi sono molto felice. Anche cioè, addirittura Pernazza ha fatto un pezzo, sì, rap, sì, 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 rappato un pezzo dedicato, sì, ha fatto una prefazione in rima rap, perché lui è anche, oltre ad essere presentatore, è cantante, esatto, il coniglio, ex coniglio di Chiambretti, eccetera eccetera, è un bravissimo cantante rap. E non ha neanche più uno spazio vuoto, credo, per tatuarsi. E no? Penso sia l'uomo più tatuato in Italia. Sì, diciamo che ne ha parecchi. Gli rimangono ancora due tatuaggi da fare, poi basta, direi. Sì, che ha finito. Sì. Ma andiamo un po' nel vivo della situazione, non lo so, vuoi leggere? Ma sì, guarda, giusto per fare un esempio, in realtà, oltre alla raccolta di cavolate e di cose che si vengono dette all'interno di uno studio di tatuaggio, ci sono anche alcune piccole curiosità sul mondo del tatuaggio, tipo la storia, il perché sono dispari, la gestione del dolore, insomma, l'argomento è abbastanza sviscerato in maniera simpatica, ma abbastanza approfondita, diciamo. Mm-hmm. Tutte cose, ovviamente, consulenze che io non mi sono inventato nulla, sono state cose rielaborate da esperienze dei tatuatori e dei tatuati, ovviamente. Certo, certo. E quindi che dire, possiamo leggervi alcune cose? Ne leggiamo giusto che 4-5 per farvi capire, poi ve lo dovete leggere, perché in realtà... Non è che possiamo leggere tutto adesso, certo. No? Per esempio, mi fai vedere dei simboli giapponesi, però fammeli vedere in italiano, perché il giapponese non lo capisco. Chiaro. Allora, la cosa che ci tengo a dire è che è tutta roba vera, cioè non è che si è inventato delle battute. Questa è proprio bella e divertente perché è reale. E uno se lo può anche leggere, tipo, o tutti i giorni legge soltanto una frase, una battuta, e certo, si è sistemato per la giornata. Gente vera! Non finta! Non t'agitare. Scusa, okay. Hai ragione. Senti, mi puoi tatuare una G sul punto G? Almeno qualcuno lo trova ogni tanto. Ecco. Perché poi, ovviamente, sono anche catalogati per, diciamo, appunto, categoria, mm-hmm, cioè la categoria sessuale molto vasta, e potete anche segnarvi quelle più interessanti. Sì, oppure mi fai un tatuaggio con effetto porcellanato, per esempio, anche questo, no? Esatto, oppure vorrei tatuarmi la foto di mio nonno perché per me era come un parente. Certo, che bel lavoro, adesso me lo affumichi? Beh, vuol dire sfumi, vabbè è uguale, sempre di fumo parliamo, no? Certo, certamente, perché poi anche qua si aprono sulla droga, se ne apre una categoria vastissima, però anche sul sesso, che dicevo prima, il tatuaggio non comporta limitazioni al sesso orale, vero? Non credo, sono collegamenti però. Avete anche colori per daltonici? Oppure statali che chiedono la convenzione. Ma sì, ci sono i pagamenti creativi, c'è chi vuole pagare con i ticket restaurant, c'è chi chiede le convenzioni per gli statali, c'è chi chiede di poter pagare in bamba, per esempio. Certo. E insomma, ce ne sono diversi. Sì, guarda, ve ne ancora uno e poi quello rappresentativo, certo, diciamo, il riassunto del libro. Uno, tatuaggi religiosi, visto che siamo in tema di festa. Vorrei tatuarmi la foto di Gesù. Che tipo di figura vorresti? Di stampo classico o presa da un film? Perché non ce l'hai la foto di Gesù originale? E sempre su Gesù c'è anche chi ha chiesto, mi fai le stigmati per favore, però quelle originali, anche quelle, insomma, chissà. E diciamo, la summa di tutti, il più rappresentativo di tutti, difatti è il titolo, diciamo, dalla parte centrale, ma se dovessi morire il tatuaggio resiste? Ovviamente questo ve lo dirà il vostro tatuatore di fiducia, mi raccomando, solo tatuatori professionisti, no, perché casalini, è importantissimo, non si fa, esatto, non si fa. E per tantissimi motivi ovvi che non stiamo qua a dire, ma uno su tutti, l'igiene, il buon risultato del tatuaggio, e è chiaro che non lo pagate 10 euro come ve lo può fare Peppino sul tavolo da cucina mentre mangia gli spaghetti al pomodoro e beve vino sangiovese. Pagherete un po' di più, ma avrete la certezza del risultato e magari il braccio, se lo fate sul braccio, non vi cadrà. Io grazie a tutti tantissimo, grazie. Il libro lo trovate ovunque, anche qua
da Dark Angel Inc. a sì. Tivasso, da Marco, e un bacione, grazie. Ciao! Yeah!